Buonasera. Vi ringrazio molto di essere con noi questo pomeriggio e vorrei dare il benvenuto e ringraziare particolarmente Tullio Pericoli per aver accettato il nostro invito. Se dovessi dire perché il suo lavoro, in particolare il lavoro degli ultimi anni, mi attraga tanto, forse proverei a dirlo con una formula che non so inventare su due piedi, ma che potrebbe essere del tipo volti come paesaggi e paesaggi come volti, qualcosa di questo genere, un'esplorazione del segno grafico fatta in queste due, che non sono le due sole sue linee di attività, ma in queste due grandi famiglie di opera, della sua opera degli ultimi anni. Venendo da Colli del Tronto, in provincia di Ascoli, Tullio Pericoli vive e lavora a Milano da molti anni e cominciò a collaborare già negli anni 70 con Linus, il Corriere della Sera e l'Espresso, e poi con la Repubblica dall'84. Ha cominciato poi ad esporre questi suoi disegni, quelli e altri, in varie mostre e la sua fama internazionale è venuta via via crescendo. Ha fatto cose varie e non ovvie, per esempio una pittura murale su incarico di Livio Garzanti in un salone della casa editrice. Nel 1988 Prestel di Monaco pubblicò Woody, Freud e gli altri, che è uscito come catalogo di una mostra itinerante in varie edizioni. Fra le sue mostre ce ne sono moltissime, Milano, Parigi, Monaco, eccetera, ma anche Pisa, Palazzo Lanfranchi, organizzata qui dalla signora Don Giorgi, che è qui con noi, e dal 95 ha aggiunto un'altra linea di attività, cioè il disegno di scene e costumi per il teatro. Qui cito l'Opernhaus di Zurigo e la Scala di Milano, e nel 2001 ha avuto anche un'esperienza che mi dispiace di non poter testimoniare di persona, di regia teatrale con Le Sedie di Ionesco, curandone anche scenografia e costumi. La sua più recente produzione pittorica di paesaggi è raccolta in volumi come Terre, che fu edito da Rizzoli, o anche Parti senza un tutto, che è una preziosa raccolta di questi suoi paesaggi più recenti. Nel 2002 la casa editrice Adelphi ha raccolto un volume I ritratti, un volume di 600-700 pagine con centinaia di opere di Tullio Pericoli, molto molto impressionanti nella loro sequenza e anche nella loro varietà. Nel 2003 è uscito Otto scrittori, cioè matita e pennello sui volti, con un lavoro sui volti in particolare di Borges, Calvino, Joyce, Kafka, Montale, Proust, Stevenson, ma soprattutto Beckett, al quale ha dedicato una particolarissima attenzione. La Casa Ideale di Robert Louis Stevenson del 2004, documentario per immagini fisse dell'omonimo racconto, è un altro dei suoi lavori recenti. E vorrei finalmente citare L'anima del volto, uscito nel 2005, e in cui c'è anche un testo del nostro Silvano Nigro, che è qui con noi. Grazie a Tullio Pericoli per essere qui con noi questa sera. Ringrazio molto il professor Settis che mi ha invitato qui questa sera, ma voglio ringraziarlo anche per una cosa in più che ha fatto quando mi ha invitato. Io gli ho chiesto che cosa avrei dovuto dire e di che cosa avrei dovuto parlare, e lui mi ha detto, mi ha invitato a parlare dell'insieme della mia attività, che, come lei ha detto poco fa, è stata piuttosto varia. Ecco, in questo modo, forse per la prima volta, ho sentito un invito a riflettere su questo mio abbastanza ormai lungo percorso e cercare qualcosa di unitario in questo mio percorso un po' frastagliato.
E io spero che da questa conversazione venga fuori un po' di qualcosa di unitario in questo girovagare. E io non sono un teorico e quindi pescherò dalla mia esperienza le cose che dirò questa sera. Non posso che far riferimento a quello che ho fatto, quello che ho pensato mentre lo facevo. E quindi parlerò della mia esperienza, però come già voi vedete io non sono abituato ad usare le parole, sono più abituato a stare in studio da solo e lavorare con i pennelli, non ho molta confidenza con i microfoni e le cattedre. E quindi ho preparato un breve testo che con il vostro permesso ora vi leggerò. Nelle città di provincia e non solo, la normale di Pisa era ed è un'espressione che viene pronunciata con rispetto. Ricordo che ogni anno due o tre tra i migliori studenti della città, quelli con le medie più alte, tentavano il concorso per esservi ammessi. Io, da Ascoli Piceno, dove ho frequentato le scuole medie e il liceo classico, mi ero iscritto, soprattutto per accontentare mio padre, alla un po' meno esclusiva Università di Urbino, nella facoltà di giurisprudenza. Ed è stata questa probabilmente la mia prima strada interrotta. Io ho intitolato questo testo Strade interrotte, appunto facendo riferimento ai miei percorsi che si sono più o meno interrotti o almeno sospesi molti. Ecco, la prima interruzione è stata quella della mia università, che ho fatto fino al 18° esame circa. In realtà ero più spesso, come si può immaginare, con le carte e le matite che non con i volumi consigliati dai professori dei corsi. In quegli anni non facevo quasi altro che dipingere, sfruttando una capacità spontanea e naturale che sentivo di avere nelle mani, di tradurre in immagine tutte le cose che mi capitavano davanti. Ho ritrovato abbastanza recentemente dei disegni che ho fatto quando ero molto piccolo, intorno ai 5 o 6 anni, e quasi direi con una punta di delusione ho trovato che questi disegni erano molto diversi dai disegni che fanno normalmente i bambini a quell'età. Io, come dicevamo prima, ho due bambini piuttosto piccoli, sono 5-6 anni, e li vedo disegnare, fanno dei disegni molto ricchi di fantasia, molto liberi, molto spontanei, con un segno quasi gestuale, senza nessuna preoccupazione di rappresentare nulla se non le immagini della loro fantasia. I miei disegni invece erano, direi, quasi pignolescamente, tentavano di rifare le cose reali con molta precisione. Io mettevo davanti un bicchiere con un fiore e volevo rifare quel bicchiere con quel fiore. Beh, guardavo molto la pittura, mi affascinavano i disegni sui libri, leggevo molti fumetti, facevo attenzione soprattutto però a come erano disegnati piuttosto che alle storie, che quasi non mi interessavano. Per me aveva tutto come base e origine la pittura, la grande pittura, soprattutto quella del passato. Mi sarebbe piaciuto sfogliare libri illustrati da Vermeer o fumetti disegnati da Rubens. Tutto sempre mi riportava ai grandi pittori. Se penso ad una delle lezioni fondamentali che ho ricevuto, penso alle acqueforti di Rembrandt. È lì che ho imparato a distinguere un segno da un altro suo simile, ho capito come si incrociano le linee, come riconoscere quelle sapienti e quelle sorde, l'importanza della lentezza nella finta velocità, nel tracciarle, e come esercitare la leggerezza nella pressione. In realtà, insomma, io da quel lavoro ho capito quanto è complesso e difficile e ricco di possibilità tracciare un segno su un foglio. La differenza che si trova nel percorso della linea, la differenza per esempio tra il tracciare una linea da destra verso sinistra o andare controsenso nella carta dalla parte opposta. E anche l'importanza, per esempio, di come appoggiare la penna sul foglio e soprattutto come sollevarla, come perdere la linea. Ecco, tutte queste cose le ho un po' guardate lì, le ho un po' scoperte anche nelle incisioni di Morandi, che a differenza di quelle di Rembrandt, che sono più meditate, più ferme, meno,
come posso dire, meno immediate, c'è quasi proprio un catalogo generale di tutte queste possibilità di segno. Lì ho imparato ad avvicinarle appunto e confrontarle, come dare loro anima e pensieri. Non perché io creda che una linea debba per forza esprimere pensieri, ma perché credo che debba mostrare che chi l'ha tracciata in quel momento stava pensando, stava compiendo una sorta di esplorazione sul foglio. Apparentemente disegnavo tutto quello che mi era attorno, le facce che vedevo, gli interni nei quali vivevo, le colline che circondavano il paese nel quale sono nato, le cose che avevo sotto mano e sotto gli occhi. Ma in effetti creavo una realtà parallela che aveva una sua coerenza e un suo vivere indipendente dagli spunti di partenza. Cioè mi costruivo con le matite e coi pennelli un mondo nuovo, intenso e mio, nel quale abitavo con più agio, con meno infelicità che in quello reale. Provavo a picchettare uno spazio sulla carta, tutto diverso dallo spazio reale. Ma già da allora, scusate, già da allora, in modo forse non ancora ben chiaro, cominciavo a sentire i limiti del mezzo espressivo che avevo adottato. All'interno di esso e delle sue specificità capivo, prima ancora di inoltrarmici, che avrei dovuto fare delle scelte. Avrei dovuto privilegiare alcune cose a danno di altre, scartare, comprimere, selezionare. Ogni volta finito quello che avevo cominciato, sentivo che era monco, che mancava di qualche cosa. Ed è da lì che è iniziato un percorso un po' smarrito, ed è cominciata la ricerca di una presa di possesso di quello che sembrava sfuggirmi. Perché pensavo che probabilmente, o se non sicuramente, era colpa mia e della mia limitatezza se ogni cosa, ogni volta compiuta, sembrava aver lasciato fuori o nel suo interno o da qualche altra parte una quantità di cose che avrei voluto dire, che avrei voluto esprimere e che mi sembravano assolutamente indispensabili. Il timore di soccombere alla sconfitta cominciava a profilarsi fin da allora. Nasceva, senza nome, una condizione che poi mi ha sempre accompagnato, una sensazione di disadattamento, la condizione di chi si sente inadatto ai limiti che ciascun mezzo espressivo, abbracciato di volta in volta, per sua natura impone. Sentivo la scomodità e l'inadeguatezza di ogni strumento a farmi esprimere con sufficiente completezza. In questo modo il mio lavoro si è organizzato per grandi cicli. Ne finivo uno che mi sembrava esaurito e ne cominciavo, dopo un'incubazione lunga, un altro nel quale mi inoltravo come un alunno, apprendendo codici nuovi, nuovi gesti e nuove tecniche. Ho disegnato tanto. Ho cominciato con la caricatura dei miei professori di liceo, e qui c'è un mio amico Luigi Girardi, che è stato mio compagno di scuola, forse se ne ricorda, e col disegnare i gessi della Pinacoteca di Ascoli. Poi ho fatto ritratti, disegni politici ritraendo i protagonisti di quel mondo fra gli anni 70 e 80, ho progettato sigle per la televisione, ho illustrato e pubblicato libri, ho collaborato a riviste e quotidiani e mi sono anche detto a un certo momento, con molta convinzione, che avrei fatto il pittore sui giornali, non il disegnatore o l'illustratore, il pittore nel senso più pieno, antico e tradizionale del termine, quasi rinascimentale. E con questa parola mi riferivo a quella completezza espressiva a cui tendevo, che non dovesse sottoporsi ai limiti di un'arte applicata. O più semplicemente pensavo di poter fare opere che invece che essere esposte in gallerie o musei potessero occupare le pagine dei giornali. Ho anche provato a mettere i disegni in ordine in un fumetto, in lunghe storie o in una sola pagina, studiando sempre nuovi schemi visivi e di racconto, con il desiderio
di prendere parte della vita reale e forse trasformarla. Ma il fumetto deve troppo raccontare, attraversa tempi morti, fatica ad esprimere e a conquistarsi una totalità che vada oltre i suoi contorni. Di questo fumetto forse l'unica coda che è rimasta, che resiste da ormai 35 anni, è Tutti da Fulvia sulla Repubblica del Sabato. E ogni volta nel fare un disegno in ogni sua forma, io sentivo la mancanza della cosa più bella che invece la pittura possiede ed esibisce, ed è la sua pelle, una pellicola di cui la pittura vive, che risente e comunica i moti sottostanti e li trasmette in superficie nell'aspetto di forme e di colori, mentre il disegno stampato sulla carta dei giornali o dei libri soffre di condizioni di riproducibilità mai uguali a se stesse, incontrollabili, arbitrarie, ma soprattutto non mie. Un'altra svolta nelle mie strade sono state le messe in scena teatrali, da Donizetti a Rossini. Una svolta all'inizio assai appagante, perché all'interno di quel rettangolo illuminato sembrava potersi racchiudere un'armonica sfera espressiva. Era come un universo non più miniaturizzato, ma ingigantito, spiritosamente eccessivo. Tutto però viveva delle parti escluse, di una sfera ancora maggiore che non c'era. A ripensarci poi a questa mia condizione di disadattamento, portava con sé anche dei privilegi, dei vantaggi e degli stimoli. Mi obbligava, e quindi mi consentiva, una fertile contaminazione di generi. Una pagina di giornale era come un palcoscenico da vestire, e il palcoscenico era come una tela ancora bianca da cominciare. Potevo portare il segno grafico nella pittura, facendo il gesto della penna a china con il pennello sulla materia pittorica. O la pittura nel disegno grafico, con impasti che sarebbero stati altrimenti impossibili. Potevo studiare un paesaggio, come ha detto anche il professore, un paesaggio come fosse un volto, o guardare un volto sino a pensarlo come un paesaggio, raccontandone gli smottamenti, le frane, i cedimenti, le anse e i dossi, i solchi e le rovine. Ecco, qui forse può andare il primo ritratto di Beckett. Fare il ritratto di un autore, per me, è andare a cercare sul suo volto le parole che ha scritto, le storie che ha raccontato, le idee che ci ha trasmesso, i luoghi che ha descritto. Nel fare il ritratto di Beckett ho immaginato di vedere il suo volto emergere da un muro scrostato, come mi succedeva da bambino di immaginare figure che apparivano dalle muffe dei muri e dalle screpolature e dalle crepe. Adesso succede un po' meno perché le abitazioni forse sono meno screpolate e meno ammuffite di quando io ero ragazzo. Però questo mi capita ancora, la mattina svegliamo in campagna, per esempio c'è un soffitto di legno e ancora mi succede di poter guardare, fantasticare, immaginare figure sopra la mia testa. Non si può escludere tuttavia che nella faccia di Beckett si possano rintracciare anche paesaggi, colline, alberi, fossi, canali, tracciati di strade. Qui avrebbe dovuto forse andare la seconda, ma noi. Ecco, sì, indubbiamente io quando ho fatto questo ritratto, quando dipingevo la fronte, non potevo, mi sono sentito quasi immerso in un paesaggio di colline, o quando ho dipinto i capelli non ho potuto non pensare a una foresta o a degli alberi un po' tutti molto dritti. I capelli di Beckett erano straordinariamente diritti. E a me,
che nei ritratti sembra di raccontare dei personaggi una biografia diversa da quella ufficiale, una sintesi visiva, una sorta di faccia riassunto, forse serviva un passato in cui raccontavo per disegni, in cui il mio pensiero si formava e si metteva a fuoco per concatenazione di immagini. Venivano fuori delle facce che sì, cercavano di assomigliare al volto vero, ma tentavano anche di essere ancora più vere perché pretendevano di raccontarne la storia. Il tratto di strada che sto percorrendo adesso, il ciclo nel quale sono impegnato all'ennesima svolta di un percorso che mi fa andare avanti o di lato o indietro, questo io non lo so perché sono molto vicino, molto dentro a questi lavori, quasi non li conosco, non ne posso parlare, è una ricerca su certi dipinti di paesaggio. In realtà si tratta per me di un ritorno a un tema che non ho mai abbandonato, che ho trattato in periodi diversi, ora in forma di racconto, ora in modo più astratto, risentendo delle lezioni di Paul Klee. In altre occasioni passate, alla maniera dei maestri antichi, ho dipinto paesaggi alle spalle dei personaggi di cui facevo il ritratto. Ci sono poi stati anni, i primissimi, in cui ero impegnato in un ciclo di dipinti che chiamavo geologie. Erano sezioni di paesaggio in cui ero interessato non alla superficie, ma alle sue stratificazioni più profonde, al mistero che sta sotto la pellicola della Terra. Di quelle geologie, e forse anche di Klee, qualcosa è riemerso in questi ultimi quadri. E nei paesaggi di oggi, anche se si chiamano ancora coltivazioni, vedute, pianure, il riferimento alla natura che ne ha occasionati i titoli è piuttosto lontano. Sono opere meno letterali di quelle di una volta, più nutrite di segni e di materia, nelle quali inseguo una sinistra vitalità con inquietudine e impazienza, ma anche con un po' di rassegnazione. Ho incontrato recentemente una frase in un testo di Pessoa che ritorna con insistenza alla mia memoria soprattutto quando mi metto a lavorare, come quei ritornelli che si appiccicano un po' addosso, e che spiega parte del mio disadattamento. Ha scritto Pessoa: la natura è parti senza un tutto. Mi domando, le cose che sto dipingendo sono parti senza un tutto? E il paesaggio è composto di parti senza un tutto? È stato qualche volta parte di un tutto? In che momento si è separato? E se è così, dov'è il punto di inizio, il primo tratto della separazione? Che cos'è questo tutto che non c'è e che ci manca, o forse mi manca? Perché cerchiamo un tutto? Sono certamente domande antiche. Tuttavia continuo a chiedermi davanti a un quadro finito. È un tutto o è fatto di parti? A volte è indubbiamente un tutto. E a guardare bene scopro che parti di esso sono vere e proprie parti di un tutto. Altre volte, invece, sono davvero parti che non stanno bene nel tutto. E il tutto continua a ritornare assente e severo. Un quadro separa una parte dal tutto. Ogni quadro delimita qualcosa da qualcosa d'altro. Vuol dire allora che il tutto gli è attorno, che lo circonda su tutti e quattro i lati. È la parte che non si vede, che non c'è, ma che aspetta di esserci. Quindi, per ogni quadro fatto, ci sono altri quattro quadri ancora da fare, uno per ogni lato della tela, e per ogni quadro di ogni lato, altri quattro quadri per quanti sono i lati, e così via moltiplicandosi. Mi accorgo che sono quasi costretto a non smettere mai di dipingere. Il lavoro dell'artista somiglia molto a quello di un uomo che davanti a una porta, dopo molti tentativi, trova finalmente la chiave giusta per aprirla e andare di là. Ma poi trova ancora un'altra porta e finalmente riesce ad aprire anche quella.
e poi una terza, e così a poco si accorge che le porte da aprire sono infinite. Così avviene nella pittura. L'autore guadagna questa consapevolezza con un'attività di cernita, di selezione e di scarto. Credo che la ricerca dell'artista sia il tentativo ingenuo, addirittura infantile, di scoprire cosa c'è alla fine di tutte quelle porte, sapendo però molto bene che le porte non finiscono. Ogni volta che trova una nuova chiave è come se venisse alla presenza di un segreto, come se fosse vicino a una grande scoperta, e sente sempre più di appartenere a quella lunga sequenza di porte che è la natura stessa. Ha la bella sensazione di sentirsi accettato, di far parte di quel processo, solo apparentemente senza senso, e quindi si sente integrato e accolto in quella natura in cui è nato, vive e morirà. È un gioco esaltante e senza fine allo stesso tempo, ma è un gioco che, riportato al mondo reale, sempre più rivela all'artista il suo disadattamento, che vuol dire sentire la propria inadeguatezza. Una inadeguatezza che si avverte ancora di più se si lavora in solitudine, se non si fa parte di un gruppo o di una corrente, se non si partecipa alle ultimissime tendenze dell'arte e alle manovre del mercato. Ma vuol dire anche trovare da soli gli strumenti della propria ricerca, della propria espressione e ossessione, senza mai tradirla, senza peccare mai di insincerità. Io, dentro il mio dipingere, metto il piacere di trasformare in pittura la bellezza del mondo, usando i graffi del disegno come antiche cicatrici di un volto, i solchi del pennello, la sapienza dell'impaginazione, la capacità di leggere con gli occhi le relazioni e gli alfabeti presenti nella natura, con l'inquietudine di chi sa che tutta quella somma di esperienze che è alle sue spalle non è stato un cammino verso il tutto, ma un continuo accumulo di parti che non hanno un tutto. E quando rivendico una coerenza nelle varie stazioni di un percorso apparentemente intessuto di andirivieni, è una coerenza fatta di disadattamento, di lotta contro i limiti, contro la scarsa espressività dell'arte figurativa di oggi. In questo percorso mi sembra, ricordando la lezione del vecchio Kusai, di non aver fatto altro finora che allenarmi, prepararmi, iscrivermi a corsi, a scuole serali, a facoltà universitarie. Ricordo un sogno da ragazzo in cui io mi dicevo: sarai un pittore quando, prendendo in mano un pennello molto grande, saprai distribuirvi sopra i colori in modo tale da compiere l'opera che hai in mente con un solo gesto. Ecco, questa sintesi estrema io spero prima o poi di raggiungerla. Il ritratto di Beckett, lo guardavo ora con attenzione, urla la voglia di essere scolpito. I suoi quadri è tutta una continua ricerca della materia, dell'immagine e dell'oggetto, di quella tinta che ha messo. Non le è mai venuta voglia di fare le sculture? Un'altra via da interrompere? No, sinceramente non... Cioè, io credo, come dicevi, credo di scolpire un po' anche quando dipingo. Infatti è vero, ci sono tagli anche nei paesaggi, ci sono molti tagli, incisioni, quindi c'è una materia che creo per poterla poi elaborare, per poterla lavorare quasi come una superficie di un bassorilievo, un po'. Ecco, però... quando io prima dicevo che della pittura è molto importante la sua pelle,
è perché io tendo, cerco, mi piacerebbe che la superficie della pittura rivelasse anche qualcosa di sé, del suo interno, proprio in quanto pittura, di quello che ha sotto. Se noi guardiamo la pittura con quest'occhio in generale, scopriamo che sempre che i colori che vediamo sono sempre in relazione a quello che hanno sotto, non tanto per trasparenza, ma a volte proprio perché, anche se non traspaiono, basta un'increspatura, basta la superficie di come è fatta la tela o di cosa c'è sotto per provocare un cambiamento nella tonalità o nell'immagine in generale. Ecco, quindi più che sculture, secondo me, sono tentativi di dipingere qualcosa di cui appare, la cui superficie lascia tradire quello che ha dentro. Parola quasi altrettanto bene della matita o del pennello. Comunque io volevo chiedere a Tullio, già è emerso come un fil rouge dal suo discorso, il suo rapporto con gli artisti del passato e del presente, insomma del recente presente, perché vi sarete resi conto come Tullio Pericoli sia un artista coltissimo, che conosce la storia dell'arte in maniera approfondita e che ruba, per usare un termine anche usato da, ma poi anche da lui, agli artisti, e continua a rubare agli artisti. Secondo me sarebbe bene che, Tullio, se tu potessi dire qualche parola su questo tuo rubare alla storia dell'arte, sarebbe molto utile e mi faresti un gran piacere anche a me. Grazie. Una confessione completa. Bene, la parola rubare io l'ho usata una volta per una mostra che ho fatto a Milano parecchi anni fa, alla Galleria del Milione, ed era appunto intitolata... Sì, rubare a Klee, infatti, ti ricordo. E il catalogo conteneva anche un dialogo tra Calvino e me, intitolato Furti ad arte, dove ci si confidava reciprocamente i furti fatti in campo letterario da lui e in campo pittorico da me. Io in quegli anni ero molto... preso dalla mia indagine su Klee, volevo riuscire a strappargli il segreto del suo processo immaginativo, e a fine di questo percorso di studio feci una mostra quasi per liberarmene e feci una ventina di acquarelli dove cercavo proprio di entrare nella testa di Klee. Ecco, questo forse è stato lo studio più approfondito che ho fatto su un artista. E poi, ecco, prima ho parlato di Rembrandt. E da Rembrandt, e poi per quanto riguarda il segno di penna o di matita, o insomma il segno inteso insomma, come forma pura, da Rembrandt io passerei direttamente per esempio a Steinberg. Ecco, Steinberg ha quasi messo sul lettino dell'analista il segno. Lo ha analizzato veramente da psicanalista, gli ha tirato fuori l'anima e ce l'ha un po' anche consegnata a noi disegnatori. Ci ha fatto, come ha messo lì, guardate questo segno, adesso pensateci voi. E ha aperto delle strade straordinarie. Io questa cosa l'ho raccolta anche da Steinberg un po', solo che lui ha un talento straordinario per cui sulla sua strada è molto difficile poi seguirlo e andare avanti. Altri maestri direi moltissimi, ho citato Morandi prima, ma direi forse di più, lo citerei come mio maestro di più come pittore che come incisore. Io non so, questo qui credo che sia un mio peccato, però riesco, ecco, mettendo a confronto le acque forti di Rembrandt con quelle di Morandi, io sento... insomma, sento in Rembrandt sento quasi che la sua, come dire, il suo talento, il suo cervello si sia trasferito nella sua mano, i suoi polpastrelli contengono il suo cervello. In Morandi c'è un ragionamento, una piccola distanza, leggermente didascalica, forse che così mi raffredda un po'. E poi ci sono tutti i maestri del Rinascimento, direi più che italiano, il Rinascimento nordico, fiamminghi, olandesi, tedeschi,
il Rinascimento, cioè i pittori della frammentazione, senza la prospettiva centrale, dove a volte è più importante quello che si vede attraverso una finestra socchiusa che il ritratto o la rappresentazione centrale del quadro. Ecco, quello mi ha molto influenzato, forse meno per le pitture che faccio adesso, ma molto per i disegni di qualche anno fa, quando riempivo le opere di tanti oggetti, di tavoli e scene di vario tipo. E adesso altri non me ne vengono in mente. Ecco, in fondo Giovanna Garzoni, sì, so che tu, Giovanna Garzoni forse è un'artista non notissima, è una pittrice nata nel 1600, quasi direi quasi casualmente ad Ascoli Piceno, perché poi se n'è andata molto presto, e che ha portato nella sua pittura una precisione direi nordica, olandese, precisione e anche luce nelle sue nature morte, esattissime, precisissime, ma molto intense. Non da miniaturista, anche se lei passa per una miniaturista, ma veramente da grande pittrice. Ecco, anche lei direi che è stata una mia oggetto di attenzione e di furto. Ma volevo dire una cosa io poi, perché la cosa che ha detto Lucetta Giorgio adesso mi sembra molto giusta, cioè che Tullio Pericoli disegna anche quando scrive, nel senso che I testi che scrive, come quello che ci ha appena letto ora, ma anche quello di quel libro L'anima del volto, eccetera, sono testi anche di autoriflessione molto, molto ricca e molto densa. Allora mi pare in quel libro ci fosse una frase sul ritratto, che cerco di ricordarmi a memoria, che diceva qualcosa come la faccia che ci portiamo dietro è un'autobiografia sintetica, che poi somiglia al detto popolare che ognuno ha la faccia che si merita. Certo. Questo è. Allora, voglio dire, siccome io credo che anche ognuno ha il paesaggio che si merita, mi domando in che misura il paesaggio così frammentato, questa frammentazione del paesaggio, il fatto che il paesaggio una parte senza un tutto non rifletta, me lo chiedo, il fatto che la capacità di questo paese dove siamo gestire il proprio paesaggio si sta disperdendo nel nulla e che il nostro paesaggio si sta distruggendo e sono veramente parti senza un tutto, cioè non c'è più il paesaggio italiano, c'è sempre meno il paesaggio, ci sono frammenti in mezzo a una colata, fra una colata di cemento e l'altra. Allora mi chiedo quanto questo discorso abbia questa frammentazione abbia anche dietro un subtext di questo tipo, se me lo invento io. Io penso, cioè, sicuramente questo non è il mio, non è l'obiettivo della mia ricerca, quello di far notare i cambiamenti del paesaggio, le mutazioni, la frammentazione, appunto la rottura di una continuità, anche se la vedo e la noto con dolore. Io vivo a Milano, sono andato via dalle Marche nel 61 e ritorno laggiù molto, abbastanza spesso, ma quindi con delle assenze e ritorni. E ogni volta è come rivedere qualcosa che è cambiato, ma non sotto i miei occhi, quindi i cambiamenti si notano ancora di più con la distanza, i ritorni. Ecco, io non voglio fare questo con i miei paesaggi. La mia frammentazione è un po' anche una frammentazione che riguarda me stesso, quello che io vedo, quello che sento in generale, quello che vivo. Indubbiamente questa cosa c'è e forse anche facendo dipinti di paesaggio noto delle cose che altri laggiù non notano. Ecco, per esempio, adesso non lo racconterò molto brevemente, ma ho notato, guardando il paesaggio, anche perché io il paesaggio lo guardo molto attentamente perché mi piace e poi mi piace, come dire, mangiarmelo, mi piace digerirlo, mi piace conoscerlo, indagarlo. E ho notato, per esempio, che le colline della mia zona, del Piceno, sono cambiate da quando l'aratro tirato dai buoi è stato sostituito dall'aratro meccanico, perché questo ha comportato un cambiamento radicalissimo, che è questo, che i solchi un tempo venivano fatti orizzontalmente perché i buoi non potevano far altro,
Il trattore meccanico li fa verticalmente, perché deve, non può andare orizzontalmente perché si inclinerebbe, e deve andare in questo senso. Questo cosa ha comportato? Che la pioggia ha fatto dilavare il terreno più rapidamente per via dei solchi, i fossi si sono riempiti di terra, i contadini hanno dovuto mettere più concime perché l'acqua lo porta via più in fretta, quindi c'è stato un inquinamento maggiore e le colline si sono abbassate. Io un giorno sono tornato al mio paese dopo circa 20 anni e ho visto la cima della torre del paese accanto che spuntava tanto di più così. E dico, come mai? E allora lì, riflettendo e indagando, ho scoperto questa cosa. E non se n'era accorto nessuno. No, volevo fare due domande, brevissime. Uno, per quanto riguarda il ritratto di Beckett che abbiamo visto, è una domanda che viene spontanea a chiunque veda questi ritratti, cioè l'arbitrio che tu concedi a tuo ritratto per quanto riguarda gli occhi di Beckett, sì. Perché sono importanti, c'è un'osservazione che ti hanno sempre fatto tutti, no? Perché questi ritratti hanno questi occhi da avvoltoio, no? Questo sembra sono gli occhi di un'aquila, mentre tu sai benissimo che gli occhi di Beckett avevano un altro colore. Uno è questo. L'altro invece che riguarda i paesaggi. Tu hai sempre fatto in fondo dei paesaggi visti dall'alto. E anche adesso continua questa radice, cioè tu continui su questa scia portandolo quasi alle estreme conseguenze. Ma la cosa che mi sembra nuova in questi paesaggi è che l'occhio guarda dall'alto, ma la luce viene da sotto. Cioè, guardando adesso i tuoi paesaggi, no, adesso questo è Beckett, con gli occhi che non sono gli occhi del vero Beckett, no. Ma sono gli occhi che tu ti sei inventato. Guardando i paesaggi, tu vedi subito questa cosa strana, cioè la luce non viene dall'alto dove tu stai a guardare, ma viene da sotto. Cioè, in molti paesaggi più belli tuoi, poi visti di presenza, danno questa impressione. L'altra cosa che in fondo aveva ragione la nostra amica, cioè il problema di Giovanna Calzoni, perché i paesaggi di Giovanna Calzoni, che fatto sono anche legati ai ritratti, cioè i ritratti della Calzoni sono anche delle nature morte, ma sono dei ritratti abitati, e tu per tanti anni hai fatto dei ritratti abitati da frutta. Da piccoli oggetti, no? Sì. Adesso invece i tuoi ritratti non sono abitati, cioè questo è un altro sì. Passo, ecco, queste sono le cose che volevo farti osservare. Ecco, per quanto riguarda gli occhi di Beckett hai ragione, ma io fin dal primo momento, siccome non ho mai trovato delle foto di Beckett dove risaltasse molto bene il colore dei suoi occhi, e quindi non dovendolo immaginare li ho dipinti di giallo, perché volevo fare il volto di un'aquila, pensato gli occhi di un, dire la parola rapace non mi piace per Beckett perché non gli somiglia, insomma di un'aquila. Ecco, poi mi è anche capitato un'esperienza diretta con un signore che mi ha telefonato per chiedermi un altro ritratto, che è il nipote di Joyce. Un giorno mi ha telefonato per chiedermi se io concedevo un ritratto che avevo fatto di Joyce per un francobollo che è uscito 2 anni fa, per un centenario. E in quell'occasione gli ho detto, io ho visto anche dei ritratti di Beckett e come mai lei gli fa degli occhi gialli? Mentre Beckett, che è stato mio testimone di nozze, aveva degli occhi azzurrissimi come acqua trasparente, e io gli ho raccontato questo, che non l'avevo mai visti così bene e che l'avevo fatti gialli istintivamente con questa intenzione, e lui è stato piuttosto d'accordo su questa mia interpretazione. Per quanto riguarda la luce dei miei paesaggi, io credo che più che dal basso, io credo che vorrei che venisse dall'interno più che da sotto, proprio dall'interno della natura. C'è anche da dire un'altra cosa, ci sono delle ombre invece che vengono da destra o da sinistra, per lo più ombre degli alberi, e quelle ombre però sono più che altro volute per determinare quasi un punto, come se per mostrare che lì c'è una superficie.
Però la vera luce viene secondo me, insomma, nella mia intenzione, viene dall'interno. E infine, perché non sono abitati? Sì, non ci sono più oggetti, non ci sono persone, però io credo che questi siano molto più abitati da me che negli altri disegni, questi paesaggi. Io vorrei fare una domanda sempre sui dipinti di paesaggio, e cioè chiedere se è possibile dare una risposta da dove nasce questo suo fascino con il paesaggio visto da alto, che è un paesaggio che non è quello di Google Earth, è un paesaggio paesaggio visto da una montagna, da una collina, da un campanile, come in certi disegni di Leonardo, nei famosi due tavoli di Siena della Pinacoteca. Ha un punto da dove proviene questo fascino, questa visione dall'alto, però una visione angolata, non sì, verticale. Ma io credo che derivi dalla natura del mio paesaggio, del paesaggio dove io sono nato e che mi si è impresso degli occhi fin da molto piccolo. Ecco, io credo, e poi questo qui penso che sia qualcosa che è nato istintivamente. La caratteristica del mio paesaggio, del paesaggio collinare, è doppia, nel senso che il paesaggio collinare dà la possibilità di vedere il paesaggio che si ha davanti, se si è in cima a una collina si ha la possibilità di vedere tutto l'insieme del paesaggio che è davanti come un mare di collina, come una serie di onde. Però se poi invece si scende dalla collina e si va, come capitava per esempio a me da ragazzo molto di frequente, di andare in quelli che noi chiamavamo i fossi, cioè all'interno, nel solco tra una collina e l'altra, improvvisamente il paesaggio appare come un muro. Qualcosa come un muro che si ha davanti sul quale si può quasi non solo arrampicarsi, ma si può anche scrivere, dipingere, è un supporto per lavorare sopra. Allora, la mia visione credo che sia duplice, sia dall'alto che dal molto basso. Però in più io immagino qualche volta quasi di cavalcare un'aquila, diciamo, quella di Beck, cioè di cavalcare un volatile che mi permetta anche di precipitare e risalire molto rapidamente. E questa cosa mi dà la possibilità di corrompere le prospettive, di falsarle, di avvicinare una prospettiva da destra e da sinistra allo stesso tempo o dal basso e dall'alto. Quindi secondo me ci sono principalmente due visioni. Una dall'alto, però non tanto alto come un aereo, ma quindi dall'alto di una collina, e molto dal basso come di qualcuno che è sotto. Credo di poterlo spiegare così. Io invece volevo chiedere qualcosa sull'ironia dei suoi disegni. Di solito siamo abituati, vedendo i disegnatori, i vignettisti che vediamo sui giornali, a un'ironia molto pesante, corrosiva. Invece nelle sue cose c'è sempre un'ironia molto leggera, sofisticata. Da cosa viene questo? Ma io la ringrazio intanto perché mi fa un bel complimento. Io credo che venga dal fatto che ogni cosa che io ho fatto, faccio, insomma, ho fatto, posso ormai ho fatto perché sono passati tanti anni, l'ho fatto sempre per sperimentare il mezzo che stavo usando. Mi spiego. Io ho fatto per molti anni disegno politico, per 12 anni insieme a Pirella abbiamo occupato una pagina dell'Espresso tutte le settimane, quindi un bel po', e altre cose. E quando facevamo quel lavoro
ci dicevano che erano come dei commenti politici, dei saggi di politica, dei fondi di giornale. A me questa definizione non mi ha mai soddisfatto, né mi interessava. Cioè io non ho mai fatto la satira politica per colpire i politici o per far cadere i governi. Io l'ho fatta soprattutto per capire quanto il mio segno, quel segno di cui parlavo prima, quanto la mia penna riuscisse da sola a ironizzare e quasi, come dire, fare da sola un commento politico. Quindi era tutto affidato al disegno. E affidando al disegno, naturalmente, io credo che prevalga la parte ironica e non volgare, indubbiamente. Perché la volgarità non è mai nell'espressione, chiamiamola d'arte, è in un commento più con altri mezzi o con mezzi più grossolani. Ecco, io penso che questo mi abbia salvato, cioè abbia fatto sì che la mia ricerca era sempre spostata sul mezzo che stavo usando in quel momento e quindi dando forse più leggerezza ai contenuti. Però io direi che anche quando andiamo tutti da Furdi a sabato sera i testi sono anche quelli molto leggeri e si applica anche al testo questa leggerezza. Sì, beh, questo cioè il fatto che la coppia Pericoli e Pirella, non so chi la conosce, è nata all'inizio degli anni 70 e ormai c'è un'affinità, una considerazione come due vecchi coniugi, quindi forse finiremo per assomigliarci anche fisicamente. E in anni passati abbiamo lavorato moltissimo, ci sono stati degli anni in cui facevamo insieme delle storie su Linus, dei disegni, delle strip, cioè Fulvia intanto è nata sul Corriere, quindi sul Corriere della Sera facevamo Fulvia, e poi Linus, e poi è arrivato l'Espresso, e quindi il nostro lavoro è stato enorme in quegli anni, e quindi c'è stata molta, come dire, molta collaborazione e conoscenza l'uno dell'altro, quindi adesso siamo simili, le parole forse somigliano ai miei disegni e viceversa. È stata qui ricordata la conoscenza che Tullio Pericoli ha della storia dell'arte, no? Io vorrei ricordare un bellissimo incontro che lui ha avuto proprio in quest'aula con i nostri studenti, dove abbiamo parlato anche, diciamo, del rapporto, no, tra i ritratti e quello che è stato scritto. Ad esempio, mi ricordo i bellissimi ritratti di Gadda, no? Che ti aiutano a vedere, insomma, che sono una specie di saggio critico visualizzato e sintetizzato. Ecco, e quindi direi di sì, che anche appunto pensando a quel libro molto bello pubblicato da Delphi che ricordava Settis prima, c'è una galleria veramente impressionante, una capacità di lettura anche di testi letterari, diciamo, attraverso lo strumento espressivo specifico. E qui mi chiedevo, cioè, mi piacerebbe che tu tornassi un momento su quanto dicevi all'inizio, no? Cioè che adesso fai soprattutto questi paesaggi che devo dire sono di una forza incredibile, cioè veramente mi hanno molto, molto colpito e sono, ognuno di essi, come dire, chiede di essere guardato e riguardato, no? Cioè veramente c'è questo invito a scavare dentro che rende insoddisfatti ogni volta che, no, una sfida direi, veramente una sfida. Tu parlavi della tua insoddisfazione, ma è un'insoddisfazione creativa, diciamo, no? Che trasmetti anche a chi guarda i tuoi paesaggi. Ecco, allora mi chiedevo se da un lato appunto hai alle spalle, ma anche in parte contigo, diciamo, questo intervento, no? O di satira, oppure appunto di visualizzazione di grandi personaggi, Becker, Gad, eccetera. Ecco, questa altra fase della tua ricerca è, se ho capito bene, una ricerca più personale, diciamo, no? Cioè, più dentro te stesso, dentro la tua memoria, dentro il modo in cui, appunto, ripensi il al paesaggio del tuo paese, insomma, oppure no? Ecco, voglio dire, è più dentro di te la ricerca, mentre magari in passato è stato, come dire, un dialogo, no? Con i grandi testi, con i grandi autori, con la realtà politica del nostro paese, oppure ti sembra una semplificazione, ecco, questa? No, io penso che tu abbia ragione.
i lavori più pubblici, io sono molto più conosciuto naturalmente per le opere pubblicate, cioè per i disegni pubblicati dai giornali, eccetera. Questo lavoro è rimasto sempre un po' ai margini, anche se mi ha accompagnato sempre. Prima dicevo, c'è stato un periodo in cui facevo dei paesaggi che chiamavo geologie, poi insomma, c'è stata sempre una ricerca più nascosta che mi ha sempre affiancato in qualunque tipo di lavoro. E adesso, per mia decisione, soprattutto questo che faccio, ho abbandonato l'altro lavoro, anche se compare ancora sui giornali, perché insomma viene riutilizzato, ma non sono cose, per lo più cose nuove. Ecco, questo è una cosa più intima, più mia, più profonda, penso, non so bene. Ecco, io vorrei però chiarire una cosa. Io, questi miei quadri non sono una ricerca sul paesaggio marchigiano, cioè non è un'elaborazione di un certo tipo di paesaggio. Io faccio dei paesaggi così e spontaneamente, naturalmente, fanno riferimento a quel paesaggio, perché è come uno che ha imparato una lingua e parla una lingua e ha sempre la cadenza del paese in cui è nato. Cioè è una cadenza, è un dialetto, non so, che fa sì che questi quadri siano in quanto paesaggio riconoscibili come quelli di quel luogo. Quindi io la considero una lingua, questa, più che la rappresentazione di quel paesaggio. Ecco, una volta impossessatomi o una volta deciso di usare questa lingua, io la uso come una lingua normale per parlare di tutto. E quindi, quando ho detto che sono soprattutto più degli altri forse abitati da me, è perché qui ho una lingua che mi fa esprimere più apertamente, liberamente, forse profondamente. Ecco, più di tavolo, prima ho accennato a questi paesaggi dicendo che ne so poco perché li ho così vicini che quasi non li vedo. Saprei parlare meglio di paesaggi che facevo 10 anni fa piuttosto di cose che ho fatto 6 mesi fa, e questo mi sembra anche normale. Ne so troppo poco per discuterne. Ecco, io l'autoritratto è un tema che andrebbe affrontato tutto da solo. Io ho fatto mi sono fatto un autoritratto una volta, ma non lo è indubbiamente un autoritratto, ma è un racconto della mia vita in quel momento, quindi parlano di più gli oggetti e le cose che ci sono intorno più che la mia faccia. Io credo che l'autoritratto sia una delle cose più difficili e più terribili che si possano immaginare. Forse l'esempio supremo di Rembrandt probabilmente uccide un po' tutti, perché è inarrivabile. Quando io penso a un autoritratto, mi viene in mente una sorta di triangolo che mi blocca le mani. Ed è questo. Io quando faccio un ritratto, distinguerei fra il ritratto che faccio di un autore che non conosco, che non incontrerò mai o che è morto, e allora si crea un rapporto tra me, il volto di quel personaggio, e un'ipotetica terza persona che lo guarderà e lo giudicherà. Può essere un lettore, può essere un suo amico, può essere... Ecco, però quest'altra persona io non la conosco, non la incontrerò, e quindi io penso solo a quella faccia lì che devo ritrarre. Poi c'è anche l'altro ritratto di chi invece, non so, viene in studio e mi chiede un ritratto, cosa che succede, che non faccio quasi mai, però mi è capitato di farlo 2 o 3 volte. E lì questo rapporto diventa tra me, il suo volto, e questa stessa persona che poi giudicherà il ritratto. Quindi si crea sono 3 poli di cui io poi devo tener conto. E già questa è una seconda cosa diversa. La terza cosa dell'autoritratto è spiazzante, perché il terzo polo sono io. Cioè sono io, la mia faccia è ancora io. E
A quel punto sono disarmato, non so cosa dire di me, non so indagarmi, non so fino a dove arrivare, perché se è vero che un ritratto è un po' come scardinare un qualcosa di chiuso, credo che sia così, come faccio a scardinarmi? Forse direi ho paura con una battuta che non è neanche spiritosa, ma per esempio una cosa che mi è capitata abbastanza spesso, di autori o scrittori che dicono hai fatto dei bellissimi ritratti a quella, hai fatto così belli tutti, però non hai mai fatto il mio ritratto, chiedendomi di farglielo. Ma due volte su tre, poi quando lo faccio non sono contenti. Quando scrive, lui ha un rapporto difficile con la scrittura, nel senso che preferisce usare i pennelli, l'ha detto, però c'è un po' di così, non è poi del tutto vero. Lui quando scrive sa scrivere, però a un certo punto fa una selezione, fa cadere molte cose, prima le scrive e poi le cancella. Per esempio, fra le cose cancellate del nostro libro c'è una cosa che mi ha sempre incuriosito, un particolare che potrebbe anche essere importante per altre domande che ti sono fatte. Adesso non ricordo esattamente, ma grosso modo è questo, che ci sono dei pittori, cioè, ci sono due modi per andare a visitare una mostra d'arte o una galleria. Ci sono dei pittori per le quali bisogna stare attenti a stare in silenzio, altrimenti cade la pittura. Cioè, non ricordo esattamente come lo dicevi tu, ma era qualcosa del genere. Ci sono dei quadri, dei pittori che di fronte al chiacchiericcio, no? Diciamo che crollano proprio, ma crolla la pittura. È una cosa che mi ha sempre affascinato, questa tua immagine velocissima, che ci sono pittori che si possono vedere anche parlando e urlando e pittori che invece bisogna vedere solo in silenzio. Sì, no, questo qui era un gioco che io facevo con un mio amico col quale andavo molto spesso a visitare mostre e musei. E io gli dicevo, guarda, la pittura si divide in due parti. La pittura appoggiata, non so, non riuscirò però a spiegarmi, mi premetto che è una cosa che non ho chiara neanche io, quindi la pittura appoggiata e quella non appoggiata, o diciamo un termine non bello, appiccicata. Ecco, la pittura appoggiata, per pittura appoggiata io intendevo una pittura che veniva appunto messa sulla tela di volta in volta, orizzontalmente quasi con un gesto, che vuol dire che ogni parte di pittura del quadro vivesse di quella accanto, ogni parte si sorreggesse per la forza della vicina e l'altra ancora così. Faccio un esempio, Morandi. Ecco, io immagino che la pittura di la pittura di Morandi si regge quasi come se ogni colore deposto sulla tela sta in piedi perché c'è un altro vicino che lo sorregge e l'altro è sorretto da quello accanto, per cui tutto il quadro potrebbe crollare da un momento all'altro se qualcosa o un rumore troppo forte. E questo vale, secondo me, sia per i quadri d'arte contemporanea che per i quadri antichi. Allora visitavamo i musei scegliendo queste cose. E io facevo un esempio, quello, che un pittore apparentemente appoggiato, che invece non lo è, secondo me, dicevo, un pittore che tutti conoscono è Canaletto. Ecco, in Canaletto si vede come la pittura è fatta per strati uno sull'altro, non è mai orizzontale, è quasi verticale nei confronti dell'osservatore. E quindi è una pittura fatta ingegneristicamente,
con una mente che la preordina, la pensa, e non c'è mai il gesto istintivo, non c'è l'invenzione immediata nel momento in cui messa sulla tela nell'attimo in cui il quadro nasce. Ecco, questo era un po' un divertimento. Ma un'altra cosa che ho notato, che vorrei chiedere qui un parere al professore, che cosa ne pensa? Sono andato a vedere la mostra di Antonello da Messina l'anno scorso ed ero piuttosto infastidito dal fatto che c'era parecchia gente e non riuscivo ad avvicinarmi ai quadri, perdendo gran parte delle cose dipinte, perché dettagli, invenzioni che non riuscivo, e questo mi seccava parecchio. E allora un po' riflettuto un po' sul percorso della pittura d'Antonello fino ai nostri giorni, cioè è come se si fosse creata man mano nel tempo una distanza dall'opera man mano che sono passati secoli. Oggi per esempio dal 400, 500, 600, 700 la pittura la si può osservare più da lontano, sempre più da lontano. Gli impressionisti non puoi guardarli da vicinissimo perché non ne cogli. E fino ai giorni nostri, in cui l'intervento della parte concettuale l'ha fatto diventare la pittura quasi descrivibile, per cui la distanza è diventata assoluta, può anche essere raccontata. E quindi mi divertiva anche pensare che si potrebbe, commentare la pittura attraverso la distanza dall'occhio che l'osserva. Ma è una divagazione che mi sono permesso. Non commento. No, questa è un'osservazione intelligentissima ed è sicuramente, quando uno vede i quadri di Antonello, che con pochissime eccezioni, e poi la più importante, la Pala di San Cassiano, non c'era alla mostra perché non era data da Vienna, insomma sono quadri piccoli, sono quadri concepiti per piccole case, per piccoli ambienti, sia che siano devozionali sia che siano ritratti. Sono quadri, e poi è tipico di quella pittura a olio di tradizione fiamminga, eccetera, di essere proprio osservata. Quella è davvero una pittura che va in profondità. Sì, sì. Una pittura che si fa in profondità, come del resto nella tradizione delle icone. La tradizione delle icone è quella, le icone si dipingono proprio per strati. Nelle icone, il pittore di icone che deve dipingere un crocifisso, prima lo dipinge vivo, nel primo strato, e poi rende la carne livida con gli strati successivi, e via via che Cristo muore il pittore sta pregando. Questa è la tradizione del pittore di icone, questo dicono i libri del Monte Athos, delle icone, eccetera. Quindi chiaramente la mostra di Antonello Quirinale è un'occasione straordinaria per vedere tutti questi quadri insieme, però non sono nati per quello. Cioè qui c'è veramente la dislocazione dal contesto originario, come succede anche nei quadri delle icone. Quando uno vede questi musei anche bellissimi il museo bizantino di Atene, con queste centinaia di icone, possono essere anche bellissimi, ma quelli erano fatti per l'adorazione individuale, erano fatte per essere baciate, erano fatte per essere toccate. Cioè c'è una la modalità della fruizione si è modificata con questa. Quindi è chiaro, quello che ha detto è assolutamente acutissimo. Grazie molte.